Buonasera a tutti, con molto piacere, è un piacere immenso rivedervi qua, ricominciare le nostre conversazioni, una lucina proprio in fondo a questo periodo buio che abbiamo attraversato, spero che le cose si mettano in modo che possiamo proseguire. Ecco, vorrei ringraziare Federica Pasquale perché ci ha aiutato in tutta l'organizzazione di questo, ma anche Chiara Giorgio, tutte per le persone, il personale della biblioteca. Stasera abbiamo Luciano Fagnoli. Qual è il titolo della tua conferenza? Un titolo particolare. Allora, il titolo è tratto dall'opera di un certo Sees Nothboom, che poi vi spiegherò chi è, il suo cognome è impronunciabile, ed è il ricordo è come un cane che va a stendergli dove si pare. Dove gli parla, non dove si parla. Allora, si parlerà di memoria, di ricordi, di come la nostra psiche lavora sui ricordi. Adesso vi presento Luciano. Luciano è psicologo, psicoterapeuta, criminologo, è socio del Centro Studi di Psicologia e Letteratura e è il direttore del giornale storico del Centro Studi. È docente di psicologia analitica, psicologia generale, psicodinamica, supervisore clinico presso la scuola di specializzazione Altano. Allora, la parola adesso a Luciano. Grazie, Luciano. Allora, ringrazio Virginia per le sue presentazioni sempre così ricche di note. Allora, il titolo, sicuramente chi di voi ha visto la locandina su Facebook è rimasto incuriosito da questo titolo. Ed è stato un momento preciso in cui io stavo facendo, per conto mio, delle ricerche sulla memoria, che mi sono imbattuto in questa frase. E allora, quando poi con i colleghi del Centro Studi abbiamo deciso i titoli delle conversazioni, ho detto, guardate, io farò un discorso sul sistema della memoria, perché la frase che mi ha ispirato, che poi ho fatto mettere in locandina, è quella di un certo, è uno scrittore, c'ha un nome e un cognome impronunciabili, Cees, lo dico come sta scritto, Cees Nothboom, questo è. Ed è invece una persona di altissimo livello, uno studioso di Hieronymus Bosch, uno studioso d'arte, uno scrittore e anche un poeta. Che vuol dire il ricordo è come un cane che va a stendersi dove gli pare? È la metafora di quello che lui pensa del sistema della memoria. Allora, perché stasera poi parliamo della memoria? Perché la memoria è un sistema nostro che ci consente di essere viventi, nel senso che ciò che può essere ricordato, ciò che può essere ricordato può essere trasmesso, ciò che può essere trasmesso rappresenta la continuità. Finché non c'è stata memoria di qualcosa, la specie è cresciuta, è andata avanti nei millenni soltanto secondo il progetto biologico della specie. Ad un tratto, e questo anche noi psicologi o psicanalisti, quello che volete, non sappiamo come, ma in realtà l'organizzazione mentale delle esperienze si è trasformata in una narrazione. Una narrazione che, se segue i tempi di Cronos, i tempi appunto cronologici, diventa storia. Però nel tempo ci siamo accorti che ogni narrazione subisce modifiche e subisce l'influenzamento delle emozioni. Allora stasera cercheremo di mettere insieme queste informazioni di base. Primo, la memoria, il ricordo non è la memoria, il ricordo è il frammento di memoria che ci ricompare. Poi io ho fatto, questa è una cosa mia personale, ho fatto una differenza tra rimemorare e ricordare. Ricordare res corde, significa passare attraverso il cuore, cioè attraverso l'emozione centrale,
che ha determinato quella traccia. E rimemorare significa passare attraverso la mente, il cervello. Cioè, se voi vedete la differenza fondamentale che hanno questi due nostri organi, tradotta nell'equivalente simbolico di questa differenza, cioè, vediamo che la mente ha la capacità di registrare, costruire, ricostruire e cancellare i dati dell'esperienza. Allora, questa nostra attitudine umana fa sì che di ogni nostro vissuto non resterebbe nulla, non resterebbe nessuna traccia se non vi fosse questo sistema della memoria che incasella i vissuti e ce li ripropone nel tempo o spontaneamente, mentre stiamo facendo una passeggiata, all'improvviso affiora, diciamo noi con linguaggio, come affiora un ricordo, ci torna in mente, queste sono le parole che poi usiamo. In realtà si accende una piccola luce, una piccola attenzione su un frammento della nostra vita che avevamo messo da parte, non ci pensavamo più. Allora stasera vedremo quanti tipi di memoria più o meno sono stati catalogati nel tempo per studiare questo sistema così complesso. Perché la memoria non è solo la registrazione, come si fa con un registratore, appunto, di un suono, di una voce. No, la memoria è registrazione di vissuti. Il vissuto è qualcosa di estremamente complesso, perché è il dato storico dell'evento che sta accadendo, il vissuto della nostra serata stasera, e nello stesso tempo è collegato a tutte le emozioni che ognuno di noi soggettivamente vive durante i propri vissuti. Allora, io ho preso qualche appunto per fare delle, magari delle piccole citazioni un po' più corrette. Secondo Roland Barthes, non c'è ricordo che possa essere riportato fedelmente. Qui stasera dovrò darvi delle suggestioni. Non lo so. Ah, ripreso. Nel senso che voglio stimolare la vostra attenzione a riflettere su come funziona questo sistema. Non è una semplice registrazione. Non c'è ricordo che possa essere riportato fedelmente. C'è sempre qualcosa a impedircelo. Noi deformiamo i nostri ricordi, li alteriamo, mentiamo senza rendercene conto, manipoliamo quella che crediamo essere la nostra memoria. Scriviamo una verità che non è mai stata tale e continuiamo così a vivere. E questa citazione è appunto di questo famoso C.S. Notbum, in un libro dedicato a Hieronymus Bosch. E c'è qualcosa che fa contatto qui. È il filo. È il filo, eh? C'è un altro microfono, Non lo so se c'è un altro microfono, ma questo sembra non funzionare. Allora io per un po' provo a parlare con la mia voce perché sono abituato a... adesso funziona, ovviamente. È così, è divertente. Allora, in un libro dedicato, diceva Hieronymus Bosch, intitolato Un oscuro presentimento, lui espone una teoria sulle opere di Bosch, che credo molti di voi conosceranno, le opere che hanno quella ricchezza di dati, ricchezza di immagini, ricchezza di dettagli e che narrano la verità complessa del Cinquecento, per Bosch e di quell'epoca lì. Ma, e quindi prima vi stavo suggerendo una provocazione, sulla base della frase che vi ho letto di Barthes, secondo voi, quando ricordiamo qualcosa, o anche ricordiamo qualcuno, ricordiamo la verità storica di quello che avvenne in quel momento, in quel tempo, dopo dirò la memoria
in fondo è un confronto continuo tra l'illud tempus, quel tempo, e il tempo attuale, l'icet nunc. Ed è un discorso che ci pone di fronte ad un interrogativo profondo. Ma noi ricordiamo ciò che realmente è accaduto? A metà degli appunti che avevo preso, ma io non resisto, se chi mi conosce sa che poi cambio tutto, c'era un mio ricordo che io volevo portarvi proprio ad esempio, un ricordo che dopo aver studiato per anni il sistema della memoria, io adesso posso dire che posso giurare che mi ricordo che accadde così, ma io non lo so se accadde veramente così. Io ricordo di quando avevo 2 anni e mezzo, massimo 3, una sorella di mia madre si sposò. E la mattina del matrimonio, cominciava all'epoca, insomma stiamo parlando degli anni 40, insomma rotti, arrivarono i dolci della festa su grandi vassoi coperti da un telo o qualcosa del genere. Io sentii immediatamente l'odore delle paste, dei dolci. E mio padre, che mi vide, mi guardò con aria complice e mi disse: vai, prendine uno, vai. Sollevai questa tela e sotto c'erano dei babà. Ora si sente dalla mia parlata che sono abbastanza partenopeo, no? Ecco, si sente. Il babà a Napoli è qualcosa di sublime, un rito. Quindi io ho sempre pensato che mi piacesse, perché a Napoli il babà era un dolce particolarmente noto, famoso. Ebbene, io ancora adesso, se torno con la memoria al ricordo di quel giorno, ricordo l'emozione che provai nel vedere questo babà e poterlo, qua voglio arrivare, poterlo prendere prima di tutti gli altri, prima della festa. Ma io ero bambino, mi era concesso tutto. Tutte queste parole che sto mettendo intorno al nucleo centrale sono parole della mia ricostruzione, cioè non sono le parole dell'evento. Lì c'è un bambino che guarda un vassoio di dolci e un padre che se ne accorge e gli dice: va, prenditene uno. Questo è. Eppure a me è rimasto ovviamente quel sapore, ovviamente l'odore, ovviamente il ricordo di questo gesto di mio padre. Io potrei scriverci un libro su questa cosa, partendo da questo ricordo. Ma tutto quello che io potrei dire intorno a questo ricordo è una costruzione della mia mente. Nulla può riprodurre l'evento storico di un fatto. Qua qualcuno che fa lo storico di mestiere potrebbe obiettare, dice: ma allora noi che cosa facciamo? Voi fate una ricostruzione a posteriori di eventi che, ai quali non avete partecipato molte volte e che raccogliete tramite le narrazioni di quelli che ci sono stati. Ora pensate quanti passaggi per arrivare alla verità storica. Tantissimi passaggi. Allora, un'altra piccola definizione. Che cos'è la memoria? Un sistema dinamico di raccolta di dati dell'esperienza, filtrato dalle emozioni. È l'intensità emotiva dell'evento storicamente avvenuto che determina la conservazione della traccia nel sistema. Bene. Immaginate quante migliaia di tracce ci sono nel sistema della memoria. Perché noi viviamo, fin dai primissimi anni della nostra vita, viviamo emotivamente le situazioni. Le viviamo con una partecipazione che col tempo, con la crescita, diventa intellettiva o intellettuale, se vogliamo usare questo termine. Ma in realtà ciò che noi portiamo dentro è una raccolta infinita, enorme, di emozioni. Le emozioni possono essere assolutamente positive, il ricordo che vi ho portato era un'emozione carina, o possono essere terribilmente negative.
E qui incontriamo un primo screening della memoria, la cosiddetta memoria traumatica. Perché è fondamentale la memoria traumatica? Perché il ricordo di come io sono stato ferito in una determinata situazione, di come io sono stato colpito, di come sono stato umiliato. Sembra, per le ricerche fatte, che il sistema della memoria raccoglie come tracce indelebili, dice l'autore, scritte con l'inchiostro nero, tracce indelebili, gli eventi tragici e o traumatici della nostra vita. Un'offesa, noi un'umiliazione collettiva, noi la ricordiamo in modo molto più forte, molto più intenso di quanto possiamo ricordare invece un momento positivo. Non so se ci avete fatto caso, ma i ricordi che restano più duraturi nel tempo sono quelli collegati alle memorie traumatiche, alle sofferenze che abbiamo provato durante alcuni periodi della nostra vita. Tendono a tornare non appena incontriamo o non appena attraversiamo, più corretto, una fase ma anche di una banale tristezza, cosa che può capitare a chiunque, un pomeriggio mi sento giù, mi sento triste, e allora comincia una sorta di filmato, un film nella nostra mente, comincia a scorrere. Ecco, si è attivato il nastro, oggi non esiste più il nastro nei film, abbiamo qui in sala una regista che mi potrebbe dire tante cose su questa modificazione, ma un altro su cui sono impresse delle immagini. Bene, quando comincia a scorrere il nastro, non torna l'evento del Natale del 52, per dire, ma torna il ricordo di una delle persone che ebbe una lite violenta durante il Natale del 52 a cena. Non mi torna l'atmosfera positiva di questa festa storicizzata nel tempo, ma mi torna l'emozione negativa che io ho provato, la paura, magari essendo piccolo, di un evento che mi sovrastava, che era superiore alle mie forze di accoglienza. Ecco, la registrazione di quell'evento rimane conservata. E tutte le volte che io mi collego alla tristezza come sentimento, io mi collego a quell'evento, torna in mente quell'evento. L'intensità, o come dico in altre occasioni, il gradiente, che poi è il livello D, è l'intensità di questa emozione registra in maniera più forte o meno forte l'evento del sistema. Ed è una di quelle tracce che noi definiamo indelebili. Memoria autobiografica. Cos'è la memoria autobiografica? È un po' la storia cronologica di come noi ricordiamo la nostra esistenza. E nella memoria autobiografica ancora di più si verifica questa modificazione della traccia a seguito delle emozioni vissute. Poi succede un altro fenomeno, e questo è stato studiato, lo posso riportare perché è stato studiato proprio in ambito criminologico, come voi sapete io ho un trascorso anche di questo tipo, e quando si fanno gli interrogatori è la memoria ricostruttiva o addirittura costruttiva, nel senso che ci sono cose completamente inventate. Molti di voi mi diranno, ma certo, l'interrogato deve difendersi, proteggersi, deve ingannare, certo. Ogni volta che noi abbiamo accesso al sistema della memoria, andiamo a vedere cosa è come il computer, ricerca file, cerchia, top, c'è la casella sopra, apro quella casella, in quel momento il contenuto della casella, nell'essere
riaperto, si modifica. Dopodiché io faccio la mia narrazione, che è una mescolanza di quello che ho trovato nella casella più l'emozione che sto vivendo nel momento. Se io sono fortemente a disagio, perché non sto chiacchierando con una persona, ah, ma tu dove hai fatto le elementari? Discorso normale. Ma invece sono sotto interrogatorio, è ovvio che questa condizione forzata condiziona anche la narrazione di quello che io ho ritrovato nella traccia della memoria. Quando poi ho finito di raccontare e chiudo di nuovo il cassettino, salva con nome sopra, chiudo il cassettino, si modifica ulteriormente il ricordo. Ora, c'è una frase pure che mi ha colpito, e che voglio in correttezza riprodurre così come l'ho trovata, no? Volgarmente detto, la memoria fa come gli pare. Ecco come il cane che va a stendersi dove gli pare, no? Perché la nostra memoria ha una volontà propria, e questo lo dice un altro autore dal nome e cognome impronunciabile, si chiama di nome Douwe col W e di cognome Draisma. Dice: dove ho pescato? Chi fa ricerche trova anche queste cose. In un libro bellissimo che suggerisco alle persone un po' più vicine all'età mia, che quelli più giovani, Perché la vita accelera con l'età, un libro pubblicato da Marsilio che ho letto con grande piacere, dove si trova la storia di tutto, di tutte le ricerche fatte sulle tracce della memoria. Quindi la nostra memoria ha una volontà propria. Che vuol dire questo? È strano, noi siamo abituati all'idea: se io metto un oggetto qui e lo lascio qui, io sono certo di ritrovarlo lì. Se vivo da solo, se vivo in compagnia, non lo ritroverò mai lì, ovviamente, perché c'è l'intervento della persona che lo prende e dice: no, non deve stare qua, e lo sposta lì. Bene, la memoria fa così. Dice: perché questa traccia deve stare qua, collegata al Natale del 52? Mettiamolo da un'altra parte. Questa scoperta, io vi assicuro che è sconvolgente, perché ci toglie ogni sicurezza. Noi, quando ricordiamo il nonno, la nonna, persone scomparse o eventi come quelli, abbiamo la certezza che quello che stiamo ricordando è quello che è stato. In realtà non è così. In realtà, nel ricordare, noi facciamo un'operazione di apertura e chiusura di altri file che interferiscono. Ah, ma adesso sì, mi ricordo, a scuola c'era anche, ecco, cominciamo a fare questo gesto, c'era anche Giovanni, Francesca, Luigi, no, ma poi che fine ha fatto? Non abbiamo, poi la memoria è come un cane, si muove e va ad aprire settori, file, se vogliamo usare il linguaggio moderno, di altre memorie che abbiamo accumulato, confondendole tra loro. Ci sono poi delle persone che riescono a mantenere, come dire, il cane tenendolo per il guinzaglio, cioè riescono ad utilizzare una funzione della mente, l'io è una delle funzioni nostre, psicologiche, che cerca di mantenere la rotta, come si dice, per cui dice: no, questo è un ricordo che riesce a riconoscere, questo è un ricordo che appartiene ad un'altra storia, non fa parte di questa storia. E quindi, diciamo, si può correggere, ma in realtà ogni volta che noi mettiamo mano, i ricordi sono come matriosche. Cioè, avete presente le matriosche? Ne apri una, dentro c'è un altro, poi c'è un altro, poi c'è un altro. Ecco, è come aprire una serie di matriosche. In teoria, essendo vissuti nostri, noi dovremmo conoscere tutte le matriosche che stanno una dentro l'altra. In realtà non è così. Diciamo che c'è qualche matriosca furba che si infila nel contenitore più piccolo, a nostra insaputa. E quando viene fuori, però, viene fuori con quella certezza, con quella narrazione che noi facciamo dell'evento,
con la sicurezza di dire no, le cose sono avvenute proprio così, d'accordo? Ma i ricordi di che cosa sono fatti? Sono fatti di immagini. Ora, la principale attività psichica che noi abbiamo, la psiche, produce costantemente immagini. Anche in questo momento molti di voi mi stanno ascoltando, molti di voi mentre mi stanno ascoltando, ma stasera che faccio di cena? Ah sì, c'ho ancora quel peperone dell'altro giorno, devo sistemare. Cioè, si apre un file nella mente, ma non perché ce l'avete con me, non mi volete ascoltare, perché è proprio il sistema che funziona così. Produce delle interruzioni, non c'è una continuità che ci garantisce che di rimanere fissi sull'argomento di cui stiamo parlando. C'è un'interruzione continua. Questa interruzione è data dall'attività costante della psiche di produrre immagini. Le immagini però hanno un potere. Le immagini sono il linguaggio più potente che noi abbiamo, perché le immagini sono dei veri e propri contenitori di energia psichica, ovviamente. Non è che possiamo fare a braccio di ferro con le immagini. Ecco, ma sono ciò che ci porta avanti e indietro nel tempo. Sono come un vascello, ma sono ricche anche di valori talmente profondi, talmente arcaici, che un certo Jung chiamò il linguaggio degli archetipi. Gli archetipi sono le strutture fondanti della nostra esperienza, no? Allora, ricordare non è più una semplice operazione di rimemorazione, ma è un'operazione psichica che mette in moto tutte queste cose che vi sto dicendo. E se in questo momento non vi sentite smarriti, io mi sorprendo, perché dovreste sentirvi tutti smarriti, dove andiamo a finire? Se continuo a parlare così tra un po', io non so neanche più chi sono. No. Ecco, chi sono è la risposta che dà il nostro io a una continuità, cioè io mi percepisco più o meno nello stesso modo in maniera continuativa, duratura nel tempo. E qui andiamo a toccare l'altro fattore. Sì, non gli piace il tempo. Ecco, le buone maniere di un tempo. Vi ricordate quando prendevate a botte il televisore, quello grande così, e quello ritornava? Ecco, benissimo. Ebbene, le immagini sono anche, hanno anche bisogno magari di una piccola spintarella. Allora, di che stavamo parlando? Mi sono perso nelle mie immagini. Chi sono? Noi abbiamo un'idea di noi stessi, poi abbiamo un fastidio per l'idea che gli altri hanno di noi. E abbiamo il problema costante di identificazione e disidentificazione. Cioè, io sono stasera mi ha presentato così carinamente Virginia, io sono il prof, quella è la mia persona, quella è la mia immagine sociale, collettiva. In realtà io non sono nessuna di quelle parole, perché che cosa o chi sono veramente? A stento lo so anche io, nonostante gli anni passati, pirandellianamente vado alla ricerca di uno, nessuno, eccetto, vado a cercare le molte parti di me. Però c'è comunque una continuità. Se incontro una persona e mi chiede ciao, che fai nella vita, faccio questo. Chi sei? Sono questo. Io dico sono questo. Cioè presento la mia persona. Non presento mai quella che è la mia vera essenza. E perché io non la conosco, la mia vera essenza? Ci vogliono lunghi anni di lavoro, di introspezione, di attenzione a quella che è la mia vera essenza per poterci arrivare vicino, no? Per molti di noi è il compito di una vita, la lotta di una vita per arrivare a capire qual è la mia vera essenza. Ed è anche estremamente doloroso vedere, torno nel circuito dei ricordi,
che altri ricordano di me cose che io non mi attribuisco. Lo so che capita a tutti voi, capita questo. E allora io chi sono? Ma dai, ti ricordi? Tu eri quello che si fermava vicino alla porta, quando si doveva fare la salita con la porta, il liceo negli anni 60. E tu ti fermavi vicino alla porta e non lo volevi mai fare. Ma no, io ho fatto la corda, io no. Campione di salita. Ma che stai a dire, direbbero a Roma, no? Che stai a dire? No, guarda, ti ricordi male. Ora vedete, un attacco al ricordo personale così forte che viene dall'esterno che riesce a farmi dubitare. Perché io stesso dico, ma aspetta un attimo, in fondo le corde a me non mi sono mai piaciute. Vuoi vedere che è vero quello che dice questa persona? Però nel fare questa operazione, io immediatamente mi sto disidentificando. Non sto riconoscendo una parte di me. Questo ci mette spesso in un disagio enorme, perché noi siamo convinti di essere quello che diciamo di essere. Altra questione fondamentale, qual è? Che noi, quando ricordiamo, questo è importante dirlo, no? Ricordiamo le cose come andarono o come vorremmo fossero andate. Questa è un'aggiunta al ricordo. In realtà io ho talmente sofferto perché mio nonno ha fatto una certa azione, mio nonno Porello riposa in pace, non ha fatto azione, almeno non in mia presenza, ma sono talmente convinto che vorrei che le cose fossero andate così. Allora io non ricordo la scenata di gelosia appunto tra questo nonno e mia nonna, ma ricordo che poi si sono abbracciati, si sono riconciliati. Correggo il ricordo e conservo la parte come vorrei fossero andate le cose. Questo è molto importante perché? Perché la volontà ha un meglio. Il desiderio che le cose fossero andate in un altro modo ci condiziona a modificare la narrazione. E quindi se uno interroga su qualcosa del genere, io non racconto quello che veramente ricordo di aver vissuto, ma racconto quello che nel mio ricordo avrei voluto che fosse accaduto. Faccio lo spelling perché se parlo di corsa ce perdiamo tutti qua, perché effettivamente sembra un labirinto, ma non è un labirinto. A proposito dei labirinti, leggetevi Borges, che è il maestro dei labirinti, il labirinto verticale, bellissimo. Ma anche Pirandello, che ho citato poco fa, è un autore che ci aiuta molto a comprendere il senso del labirinto, ma stasera non parliamo di labirinti. Ma io tutte queste parole che sto usando stasera, che cosa sono in realtà? Sono l'espressione di un linguaggio. Cioè io sto parlando usando la parola. E la parola è uno strumento enorme, potentissimo, proprio nella narrazione, perché la parola aggiunge o toglie elementi della narrazione. Che voglio dire? Voglio dire che spesso noi cancelliamo i dati sgradevoli, ma conserviamo i dati, cioè l'evento in sé, ciò che è accaduto realmente, ma conserviamo tutte quelle volte, lo dicevo prima, che ci sentiamo umiliati, ci sentiamo sconfitti, ci sentiamo sofferenti in una determinata situazione. Quello lo conserviamo, è una caratteristica della memoria. Linguaggio condiviso. Io sto parlando a voi in un linguaggio più o meno italiano, speriamo che sia anche corretto, in un linguaggio costruito, ma se io dovessi parlarvi usando un'altra lingua, voi non comprendereste, a meno che non conoscete quella lingua, le cose che vi sto dicendo, che vi voglio dire.
Il linguaggio è fondamentale per cosa? Proprio per la costruzione di una narrazione che poi mi resta dentro. Ma il linguaggio è ciò che io imparo stando in un contesto. Cioè, noi nasciamo in una determinata zona e in quella zona si utilizza il linguaggio in quel modo e io lo imparo, lo apprendo. Ora, le mie, perché dicevo questa cosa del linguaggio? Perché le mie narrazioni sono fortemente condizionate dal numero di parole che conosco. A quei tempi c'era un bellissimo libro di Marie Cardinal, Le parole per dirlo. Spero che qualcuno di voi l'abbia letto, perché è una bellissima storia, la storia di un'analisi. Bene, Le parole per dirlo. Quante volte ci troviamo di fronte ad un'emozione che non riusciamo ad esprimere, perché non riusciamo a trovare le parole per dirlo. Ma non è che non stiamo parlando, non stiamo comunicando. Non riusciamo a trovare le parole. Ma quante emozioni si trasmettono con lo sguardo, col silenzio? Emozioni fortissime che mi impediscono l'uso della parola. Bene, nel sistema della memoria tutti questi fattori emotivi concorrono alla costruzione di un percorso. E io questo percorso, sapete cosa faccio? Me lo imparo a memoria. Sentite la provocazione, no? Io imparo a memoria qualcosa che è nella mia memoria. Come faccio a imparare una cosa? Chi di voi ha studiato sa, almeno ai tempi miei, si imparavano a memoria le poesie, i racconti brevi, si imparava a memoria la lezione che si doveva riprodurre, no? E quanti scherzi ci ha fatto la memoria in quei tentativi di imparare a memoria? E la memoria non cataloga tutto quello che noi diciamo e non lo riproduce come un astro tale quale. Io lo sapevo, professoressa, glielo giuro, io lo sapevo, ieri sera lo sapevo, in questo momento ciò come un vuoto, non ricordo più nulla. Quanti di noi hanno detto questa frase di fronte all'interrogazione? Credo tutti noi almeno una volta l'abbiamo detto. E siamo pronti a giurare di saperlo. Saperlo però che cosa significa? Significa che noi siamo consapevoli della traccia. Quando ci chiedono di raccontare un episodio della nostra vita, noi ci immergiamo, è come se non fossimo più consapevoli, e andiamo a ripescare questa traccia, modificata in entrata e in uscita, e costruiamo una narrazione. Cosa corrisponde al vero di quella narrazione? Assolutamente nulla, perché è un vero solo soggettivo, è un vissuto, una realtà che è vera soltanto per me. Questo è uno dei meccanismi per cui poi funziona, quando funziona, l'analisi, il periodo della terapia in cui le persone vanno a raccontare la propria vita. A seconda delle scuole ognuno vi dirà qualcosa, però sostanzialmente quando si va in analisi innanzitutto ci si mette in contatto con aree profonde della nostra esperienza, aree che non sappiamo neanche di avere, ma soprattutto ci mette in contatto con quella che è la modalità a cui accedo per raccontare la mia vita, la mia narrazione. In che modo io racconto la mia vita? La racconto in modo infelice, la racconto in modo disperato, la racconto in modo angosciato, vedete, sto salendo di livello con le emozioni, o non riesco neanche a raccontarla perché sono talmente depresso, non riesco neanche a raccontarla, sto male, sono sovrastato dalla dimensione psichica degli eventi. Eppure, se riesco a trovare il bandolo della matassa, le parole per dirlo, virgola, stranamente io, tra virgolette, guarisco. Ma io non guarisco perché c'è una malattia da cui guarire. Io guarisco perché modifico la mia narrazione. Spesso il nostro lavoro, come psicologi, come
analisti, è proprio quello di aiutare l'altro a riscrivere la propria vita, perché ha una narrazione dentro di sé che è del tutto falsata rispetto a quello che lui, lei, veramente è. Naturalmente non esiste solo una parola per esprimere le emozioni. Le emozioni mute che noi proviamo di fronte a un'opera d'arte sono linguaggio, l'arte è un linguaggio, no? Per esempio arti visive, pittura, scultura, quante emozioni suscitano? I suoni della musica. I suoni della musica, non le parole delle canzoni, i suoni della musica evocano in noi vibrazioni, evocano in noi spazi, mettono in moto emozioni, ci sono musiche che ci fanno il brivido, abbiamo la reazione corporea a una sensazione psicologica, per esempio. Quello è il linguaggio. Quante volte ricordiamo qualcosa di significativo della nostra vita proprio perché lo colleghiamo a quell'attimo preciso in cui abbiamo sentito quel pizzico, quel brivido, quell'emozione forte o anche quel disgusto, perché non è che siamo fatti solo di emozioni piacevoli, no? Poi di fronte, e questo viene dalla lettura sempre di quel Sees, Notebook, di fronte a un'opera d'arte, poniamoci di fronte a un'opera d'arte, proviamo sempre la stessa emozione? A chi di voi è capitato di vedere, citate qualunque opera importante del nostro mondo artistico, e che per una serie di circostanze l'ha vista più di una volta? Siete sicuri che avete provato la stessa emozione della prima volta? Vedo la signora che dice no. Sicuramente no, è così, ma sono d'accordo con lei. Perché? Perché quello è un linguaggio che va al di là della parola, è un linguaggio che è metafora e archetipo. Io mi incontro e mi scontro a volte con un'opera d'arte che a seconda di come io sono in quel momento mi dà una risposta. Non c'è mai un ritornare, vedere la stessa opera e provare la stessa identica emozione. E questo perché? Proprio perché abbiamo questa capacità interna di modificare. Cosa succede? Datemi un'opera, quella che volete. La Primavera di Botticelli. Volendo fare una la Primavera di Botticelli, sì. Volendo fare una battuta, già se lo vado a vedere d'inverno magari no, ma è una battuta che ha un senso. Perché? Perché io d'inverno mi copro, ho freddo, sono distratto da altre emozioni fisiche, fisiologiche, e vado a vedere un'immagine che rimanda all'allegria, alla freschezza, al movimento, alla leggiadria, possiamo usare tantissime parole per descriverla, e allora io già sono in una forma di contrasto tra quello che sento e quello che vedo. Poi, la prima volta che ho visto la Primavera di Botticelli, la lei, che ha quella mano così deliziosa col velo, che danza, signori miei, c'ha lo stesso viso di una mia fidanzata dell'epoca, ma identica. E a un certo punto è diventata un'ossessione, ogni volta che vedevo sta Primavera di Botticelli, o ero felicissimo perché lì vedevo una persona amata, oppure ero profondamente infelice perché la storia con la persona amata era finita. O la Primavera di Botticelli, quella è, quella rimane, è il dato. Allora questo che cosa ci dice, cosa ci spiega? Ci spiega la mutevolezza che c'è nel sistema dei ricordi, della memoria veramente, perché i ricordi sono poi i messaggeri della memoria, sono le tracce che noi abbiamo. Abbiamo però
qualche anno fa, proprio qui, ci fu uno di voi che mi chiese che cos'era il déjà vu. Il déjà vu, il già visto. Vi dirò due cose su questa, una piccola suggestione che ho pensato per stasera. Chiediamoci questo: perché le offese vengono scritte sempre con un inchiostro indelebile? E magari i complimenti, le cose belle che ci vengono dette, le dimentichiamo. Uno. Mi dovete dare una risposta dopo, eh? Perché le umiliazioni sono state fissate per anni e anni con la minuziosa precisione di un verbale, come se fossero una condanna dentro di noi? Che cos'è il fenomeno del déjà vu? In che cosa consiste? Allora, questo del déjà vu vi do subito una risposta io, ma le altre domande le dobbiamo costruire insieme. Ah, dopo voglio fare una citazione letteraria, la voglio fare perché è memoria mia, ricordo della lettura del grande Proust, no? Voi già, molti di voi già hanno capito che lo voglio andare a finire, alla famosa odore delle Madeleine, le Madeleine che lui andava a mangiare. Allora, volete rispondere subito o vi interrogo dopo? Ah, ecco, dovevo parlare di déjà vu. Lei a scuola evitava le interrogazioni. Doveva essere bravo. No, scherzo. Sì, allora, che cos'è il déjà vu? È quel particolare momento in cui noi abbiamo la sensazione di essere già stati in un luogo o di aver già conosciuto una persona. Ma io questo luogo lo conosco già, ci sono già stato, no? Abbiamo una sensazione precisa, una sensazione che sentiamo come forte, ma non riusciamo a trovare il collegamento, non riusciamo a trovare il momento esatto in cui eravamo stati in quel luogo, anche perché molto probabilmente in quel luogo non ci eravamo stati. Una possibile risposta ci viene proprio dal sistema della memoria, poiché registra anche dati inconsapevolmente. Ci sono dei momenti in cui noi abbiamo, come dire, il sistema aperto e mentre andiamo a fare una passeggiata, no, a incontrare una persona, o a studiare, qualunque cosa, c'è un'interferenza, c'è un'immagine che compare mentre noi stiamo facendo altro. Quell'altro noi lo registriamo, perché appartiene alla volontà. Quella traccia inconsapevole rimane dentro a mia insaputa. Dice, questo che c'entra? Le memorie si associano tra di loro. I ricordi si associano, non le memorie, detto una sciocchezza. I ricordi si associano tra di loro, cioè sono collegati da altri microeventi che la memoria come sistema non ha registrato, ma che sono presenti. Allora cosa succede? Vado in un luogo dove ci sono tre elementi, due, tre, che appartengono ad un altro luogo, dove invece io in realtà sono stato. Se andando in quel luogo io vengo catturato da questi tre elementi, io ho la sensazione di essere già stato lì, ma non sto dicendo una sciocchezza, io sono stato lì, ma è un lì nella mia memoria, non è un lì geografico, storico, non so se mi spiego. Questo succede molto spesso, soprattutto con una serie di ricordi che, per esempio, facciamo gli esempi. Per molti anni uno desidera di andare a fare un viaggio in un posto dove poi non è mai stato. Allora, da una parte raccoglie informazioni, debrianze, è uno di quelli che si documenta, dall'altra ci mette insieme il desiderio, la voglia, la speranza, tutto quello che fa parte
del poterlo fare effettivamente. Poi ad un tratto tutte queste informazioni stanno in qualche modo dentro di me. Ad un tratto basta uno stimolo forte esterno che fa da switch, che fa da accensione del registratore, si mette in moto il sistema della memoria e io quelle cose che ho semplicemente desiderato le vedo con gli occhi della mente, ovviamente cado in quelle immagini come se fossero reali. Allora non è più dove sono stato, ma dove avrei voluto essere. E io ricordo dove avrei voluto essere, non dove sono realmente stato. E mi costruisco questa che è una vera e propria falsa memoria davanti a me. Quindi il déjà vu ha a che fare spesso e volentieri con le false memorie. False ricostruzioni nestiche, per dire proprio le parolacce giuste. Io in questo momento, in quest'ora precisa, in questo giorno, mi appare un'immagine di qualcosa che mi succederà fra due ore o due giorni. È la stessa cosa del déjà vu? No. Se mi appare, avete sentito cosa ha detto? Sì. Se mi appare qualcosa che mi accadrà, qui entriamo in un altro campo. Perché? Vi dirò un'altra, come dire, cosa abbastanza complessa. Il tempo non esiste. Il tempo è una costruzione del nostro cervello. Parlo di cervello, non di mente, non di psiche. Perché il nostro cervello ha una durata. Nascita, morte. Prefissato, noi non lo sappiamo quanto dura, ma ha una durata. Quindi il cervello ha bisogno del tempo per classificare le esperienze. Poi vi sono dei momenti in cui lo scorrere del tempo viene messo da parte e io ho una percezione, anzi i filosofi dicono ho una percezione di quello che accadrà. In realtà non è che io magicamente sto guardando nel futuro. Ho semplicemente abolito la presenza di Cronos, la presenza del tempo scandito dall'orologio. E sono entrato in un tempo diverso. Io continuo a vivere da adesso a quando accadrà. Ovviamente sì. E se no poi come fa a dire che è accaduto? Deve arrivarci all'esperienza, no? Allora, si hanno queste apercezioni, queste aperture verso un mondo infinito, non temporalmente condizionato. Questi però sono spazi, momenti particolarissimi, molto, che in qualche modo non riguardano la conversazione stasera, perché ci stiamo concentrando sul tema generale del memoria, ricordo, riproduzione del ricordo, falsificazione del ricordo e finalmente poi alla fine farci pace col ricordo. Vediamo quest'ultima cosa. Allora esiste anche una memoria olfattiva. Credo che lo sappiamo tutti. L'odore di un certo cibo che si faceva in casa in certi periodi dell'anno resta impresso nella memoria. Poi noi cambiamo casa, cambiamo genere, cambiamo paesi, città, nazioni e all'improvviso, mentre stiamo camminando in un vicolo di una città della Cina nord-orientale, sentiamo un odore. Ecco, la memoria olfattiva ci ha riportato, quello potrebbe essere interpretato come un gestaccio. Che ho visto questo signore che conosco, che ha fatto così, cioè non so se intendeva la padella o se intendeva... intendevo il casatiello. Oh, che buona. Ora, tra gli elementi costitutivi del casatiello c'è l'uovo sodo, il pepe e la sugna, tra gli elementi, no? Bene. In ogni città l'uovo sodo si mette l'acqua, si fa bollire, si fa l'uovo sodo. A volte lo si fa sodare molto di più e acquista una sorta di profumo di bruciaticcio, vogliamo chiamare così,
è quello l'elemento, quella è la traccia amnestica che ci resta dentro, quella lì, no? Oppure quella volta che hanno fatto in casa, mi dica un altro, una pastiera, una cosa del genere, no? E hanno cambiato uno degli ingredienti. A me resta in memoria il cambio dell'ingrediente. Se camminando la mia vita mi arriva questo effluvio, io immediatamente con la memoria torno lì, dove ho mangiato la prima volta casatiello o qualcos'altro. Ma questo è facile, diceva, che qual è la novità? Mi ricordo, ho registrato la memoria, questo è però c'è un dettaglio un po'. Anche noi esseri umani abbiamo degli odori. E in ogni nostro incontro, diciamo un po' più ravvicinato di quelli che abbiamo adesso, che sono incontri molto, molto distanziati, l'odore ha un compito fondamentale. La scienza è riuscita a dimostrare che i feromoni che ognuno di noi produce attirano o allontanano le persone. Sono degli odori che noi, dell'altro, che noi troviamo insopportabili, o troviamo oppure degli odori che per noi sono afrodisiaci, paradisiaci, no? L'altro in realtà non sa di star parlando, non sa di star facendo nulla, semplicemente porta, è portatore di questo odore, e questo è comunicazione, ma è il ricordo. Il più grande testimone di questi tipi di ricordi, appunto, nella recherche, è proprio Proust. Tutta la ricerca si basa su un ricordare e non rimemorare. Ricordare significa che Proust è riuscito a passare attraverso il registro del cuore quelle che erano le immagini, i ricordi raccolti nell'adolescenza e poi nell'età adulta. Immagini, infatti, se voi la leggete la ricerca, è tremenda, perché riesce a dire di un dettaglio, appunto, come la Madeleine servita col tè a casa di Guermont, no? Di tutta quella scena, lui parte dalla Madeleine, perché va in un posto, sente l'odore della Madeleine, si riapre il file e scrive 4 pagine su questo ricordo. Ecco. Noi facciamo la stessa cosa, anche se non lo scriviamo. Scriviamo 4 pagine ogni volta che ritroviamo un ricordo. Cioè, modifichiamo la narrazione del dato dell'esperienza. Allora, voi siete sempre in debito di una risposta. Bravissimo, non mi ricordo più la domanda, e infatti quando voi dovete registrare nella memoria la mia domanda, hai detto se quella mo si scorda. No, si scorda, non si dimentica. Qual è la prima domanda? Perché le offese vengono scritte sempre con un inchiostro indelebile? Sì, sì, si sente, si sente. Allora, il fatto è che un ricordo doloroso ha fatto male, quindi ha lasciato una cicatrice. Sì. Le cicatrici, anche se ricucite, col tempo, le tocchi e sai che lì ti sei fatta male. No, e sai che lì, bellissima questa cosa che ha detto, la cicatrice che cos'è? La riunificazione di 2 lembi di cute, parlo da medico legale, che si sono rimarginate, si sono riunite. Ma in realtà la cicatrice è la testimonianza che lì è accaduto qualcosa. Se fate caso, le cicatrici, quelle un po' più grosse, se ci passate il dito sopra, avete una reazione di brivido, perché c'è una memoria nella cicatrice. Quello piacevole, qualche volta non lascia sempre, non ti ferisce. È strano, ma noi ricordiamo più i momenti di sofferenza che non i momenti di gioia. E questo io, anche se mi interrogate, non ve lo so spiegare perché. Ma potrebbe essere un qualcosa di filogenetico questo? C'è scritto dentro... Sì, filogenetico
Qual è lo scopo? Per la sopravvivenza della specie, perché se la specie ricorda gli eventi dolorosi, no? Facilmente può proteggersi. Certo, può difendersi. Diciamo delle cose piacevoli che non servono. Certo, però difendersi ha un duplice significato. Quando mi difendo, A, mi proteggo, B, evito il contatto, mi difendo. Anche in analisi, le famose difese. Quando ci stiamo avvicinando a un ricordo particolarmente doloroso della nostra vita, parlo durante una terapia, no? Che cosa succede? Che noi cerchiamo di rifiutarlo questo ricordo, non vogliamo che riaffiori. Ci sono persone che saltano le sedute quando stai in prossimità di una narrazione profonda, perché non vogliono affrontare quel momento. Se voi pensate in questo momento al ricordo più sgradevole, non ho detto duro, è sgradevole della vostra vita, siete disposti a raccontarlo? Se volete di no, a meno che non vogliate. Lei vuole raccontare il ricordo sgradevole, ma non ci penso neanche lontanamente, mai nella vita. E quindi? È un guaio, attenzione, se il ricordo sgradevole, il ricordo di un'umiliazione però, mi spinge a una costante ostilità verso gli altri, o mi spinge a una vendetta per il ricordo che non finisce mai di tormentarmi, non è una cosa così carina e positiva per la vita di una persona. Guai, certo. Ricordano in questo modo i rancorosi, le persone che hanno un rancore verso gli altri, verso la vita, verso, cioè, e hanno questa rabbia che non viene mai e diventa una sorta di carburante per l'esistenza, vivono rabbiosamente l'esistenza. Però hanno un rancore per chi gli ha fatto del male. E c'è un rancore verso chi gli ha fatto del male. Non necessariamente nei confronti della vita, nei confronti degli altri in generale. Ah, lei dice è diretto specificamente alla persona che gli ha fatto del male. Sì. Però sono stati due studiosi italiani, tra l'altro, che hanno fatto una ricerca sugli stili vendetta-vendicatività, molto interessante, sul fatto che esiste uno stile vendicativo, cioè che ci sono persone che hanno come stile di comunicazione la ritorsione e la vendetta, per esempio, l'hanno fatta diventare propria come modalità di approccio con gli altri. Come no? E lì l'elemento rancore è sempre molto molto forte. Posso un attimo? Cioè, quanto riguarda i rapporti interpersonali, sì. A me pare che quando c'è un dato negativo, una ferita, un guastarsi, rapporto tra due persone o anche tra più persone, sì. I ricordi positivi si affioriscono, passano in secondo piano, è difficile ritirarli fuori proprio perché si è condizionati dalla... Forse possiamo ipotizzare che il dolore è molto più invasivo della gioia. La gioia c'ha questo elemento che è un elemento di fuoco, la gioia è esplosiva, è immediata, è grande, no, poi il dolore invece è sordo, si dice ho provato il dolore, è sordo nel senso che continua nel tempo, no? Ed invade tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra psiche, detto una sciocchezza, non invade la sofferenza invade la psiche. Dura più nel tempo. Ora, se c'è un elemento protettivo, autoprotettivo, come diceva lui, che è giustissimo, è interessante, nella filogenesi io imparo poi a difendermi dalle sensazioni negative, c'è questo. Dalle ferite, da essere divorati.
Sì, 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 ma quando poi entriamo nelle relazioni interpersonali e usiamo queste parole che ha detto lui, che sono giustissime, sono d'accordo, però quando entriamo nella relazione interpersonale poi cosa succede? Che per non essere ferito io non esprimo i miei sentimenti. Per non essere colpito, ferito, tradito, abbandonato, io ferisco, tradisco e abbandono. Cioè, a me non mi frega a tutte, prego prima io a te. Cioè, si entra in queste dinamiche che sono ritorsive, no, assolutamente, è terribile. Entriamo in dinamiche che non sono più protettive, ma diventano dinamiche ritorsive. E su questo invito a una riflessione tutti quanti noi. Quante volte, sì, prima le donne, c'è Virginia dietro che voleva dire una cosa. Luciano, da criminologo, sì. come gestire le cosiddette false memorie delle testimonianze? Sì. Soprattutto quando si parla di abuso, dei. Sì, sì, sì. Sono tante cose. La costruzione dei falsi ricordi. Allora, qui entriamo in un campo un po' diverso. Avete capito quello che ha chiesto Virginia? Come poi lo psicologo che affronta i ricordi? Che purtroppo voi lo sapete che nei casi di separazione più duri, qualche volta, spesso per la verità, si utilizzano i figli come strumento di ricatto nei confronti dell'altro, o proprio come vere e proprie armi nei confronti dell'altro, no? Ci sono persone, e dico persone, che non faccio una statistica, però in realtà si potrebbe anche fare, che inducono i figli a ricordare cose che non sono avvenute. Ora, la costruzione dell'identità nell'adulto fa sì che io possa dire: senti papà, senti mamma, questa cosa io non me la ricordo. L'adulto. Un bambino che sta tra i 6, 7, 12, 13 anni ha una permeabilità. Per cui se una madre o un padre gli dicono: ti ricordi che quella cosa che avevo quella volta che, e insistono su questo ricordo, il bambino è permeabile, assume il ricordo come per vero, come per un fatto avvenuto. Come si fa è molto molto difficile scoprire quanta costruzione di ricordi falsi è avvenuta in questo bambino o bambina. Le audizioni sono diventate serie da quando sono diventate audizioni protette. C'è tutto un settore della psicologia giuridica che si occupa appunto di queste cose, delle audizioni, perché il minore che viene ascoltato non in una condizione protetta è fortemente influenzabile, quindi può ricordare cose che in realtà non ci sono e non ricordare cose che in realtà sono avvenute. Questo è anche molto importante, questo, no? Ci sono, diciamo, non sono tecniche, delle modalità di ascolto che fanno comprendere, no? C'era un sistema molto basilare, molto elementare, però voglio dire, per capire se un bambino era stato maltrattato. Bastava avvicinarsi e fare il gesto di fargli una carezza. Se vedete che un bambino di fronte a un gesto di carezza fa così, sicuramente o le ha prese le botte o è stato maltrattato, perché è un gesto, questo qua, istintivo. Qua è un gesto istintivo, quindi uno dei modi per capirlo. Un altro modo molto importante soprattutto per gli psicologi è il disegno. I bambini nel disegno esprimono fortemente i loro vissuti, e per esempio basta guardare la sequenza in cui compaiono i genitori, i fratelli, gli zii, parecchi, le persone, e guardare anche le dimensioni. Cioè, vedete, un disegno di un bambino, c'è un papà enorme con una mano disegnata enorme e la sorella piccola, la mamma piccola, e là si capisce bene cosa succede. Perché la figura interiorizzata vede e copia quello che accade nella realtà, per esempio.
Questi sono due piccoli esempi su come, chiaramente non è tutto qui, il lavoro è molto più complesso, molto più. Quindi, allora, mi dicevi. Allora, a proposito di questo discorso dei figli che vengono indirizzati in un certo modo, sì, pesante, termine, sì, esiste un libro di Barbara Benedettelli, sì, 50 sfumature di violenza, matricidio e femminicidio in Italia. E qualcuno ride, mi pare che vado a dire, ci ricordo che ogni volta ho detto leggetelo perché sta qui, sì, che spiega proprio questo meccanismo di costrizione nei confronti di bambini. No, poi c'è anche chi finge di ricordare delle cose perché c'è un utilitarismo, cioè se viene interrogato e sa che da quell'interrogatorio ne può derivare qualcosa di buono per sé, è chiaro che cancella dati, aggiunge dati, poi in questo c'è tutto un repertorio enorme. Io comunque voglio fargli una domanda. Certo. Cioè, i nostri ricordi sono filtrati attraverso i sensi, giusto? 5-6 più o meno. No, sì, no, c'è una percentuale anche dei sensi. Certo. Però tu non hai detto, hai appena accennato, che abbiamo anche un inconscio. Credo di averne parlato dell'inconscio. No, aspettate che chiedo alla regina. Che in qualche modo filtra odori. Non filtra. Capito? Quindi determina poi anche quello. Solo il fatto che io non vedo niente e sento solo e quindi ricordo attraverso un dito. Certo. Ma c'è anche il discorso inconscio che secondo me influisce in modo molto. Ma assolutamente, ma credevo di averlo in qualche modo detto. Ho cercato di evitare di parlare in psicanalisi stasera, perché? Perché le considero delle conversazioni, non delle lezioni di psicologia. Quindi certamente l'interferenza maggiore è proprio quella lì, è la presenza di questa attività inconsapevole, inconscia, che condiziona molto i nostri comportamenti, finché non ci facciamo due discorsetti con questo inconscio. Però cercavo di mantenere il livello, non volendo introdurre una terminologia che poi evoca tante altre cose. Nelle memorie traumatiche, per esempio, l'inconscio gioca una parte enorme. Un esempio di due pazienti che ho avuto nel corso del tempo, che avevano subito una un abuso e una vera e propria violenza, e non ricordavano nulla. Quando sono venute da me, sono venute con il sintomo, cioè, tanto per raccontare se vi interessa questa storia. Una, allora, lei era una giovane commissario di polizia, viene da me e mi dice: guardi, io ho un problema con la pistola. Cioè, che vuol dire? Tu fai un mestiere per cui ci devi dormire con la pistola sotto al cuscino, cioè il lavoro è questo, la pistola è uno degli strumenti del tuo lavoro. C'è un problema, che vuol dire? Io non riesco più, cominciamo a fare le sedute, io non riesco perché quando vedo la pistola mi viene un'agitazione, non riesco. Vabbè, andiamo avanti. Mi pone una seconda domanda. Dice: io non riesco a capire perché non riesco a portare a termine nessuna relazione. E lì le antennine si sono messe insieme. Che cosa può essere accaduto a questa donna? Per cui, e adesso, visto che pure trattiamo anche la cosa dal punto di vista qualcosa, io utilizzo molto l'analisi dei sogni. In sogno, questa donna, vi porto un sogno, non ce l'ho lavorato queste tre sedute, non state con l'idea che i sogni si interpretano tutti in una seduta, non è così, il sogno è una narrazione complessa e va elaborata. Vi porto il seguente sogno. Sono in bagno e mi sto lavando le mani. Mi giro per prendere l'asciugamano che era dietro di me e rimango inorridita perché sull'asciugamano c'era una lunga striscia di sangue. Ragazzi, c'è bisogno di fare Freud o altre cose, no? Che il ricordo era affiorato in sogno. Ecco il senso protettivo, no? Se io ricordo in sogno, posso sempre dire, vabbè, ma in sogno. Però
quella comunicazione onirica fu fondamentale per sbloccare il lavoro. Andiamo ad analizzare gli elementi di questo sogno. Che cosa abbiamo? Mi lavo le mani, mi pulisco. Il bagno è il luogo per eccellenza dove noi ci liberiamo delle nostre scorie, ma ci puliamo, ci laviamo, quindi è una stanza molto complessa della nostra psiche. Tutto ciò che noi sogniamo sono elementi della nostra psiche. Mi sto lavando le mani, mi sto pulendo. L'analisi è una forma anche di pulizia di situazioni, no? Mi volto indietro, e beh, l'analisi ci costringe a voltarci indietro, ci costringe a guardare quello che è accaduto per confrontarlo con quello che siamo oggi. E vedo l'asciugamano con una striscia di sangue. L'elemento centrale del sogno è l'asciugamano con la striscia di sangue. Ebbene, cercando di accogliere questa informazione, cosa è venuto fuori? Che lei, da giovane, era stata violentata da suo zio nella casa al mare, dove tuttora la zona all'epoca aveva modo di andare, il quale l'aspettava mentre lei tornava dal bagno, era dal mare, il costume da bagno. L'aspettata, l'ha attirata in una stanza, ha messo un asciugamano sul letto e l'ha violentata. Cosa era rimasto nella memoria come traccia? La striscia di sangue. Capisci? Ora, finché non è avvenuto questo, finché non è riemerso questo, noi non potevamo dare una risposta. Quindi, cosa faceva lei per proteggersi dal desiderio di uccidere il suo abusatore violentatore? Stava lontana dalla pistola, perché lei ce l'aveva a portata di mano la pistola. Ecco spiegato il perché aveva la crisi con la pistola. In un altro sogno, sempre di una ragazza che non aveva subito per fortuna violenza, ma soltanto un abuso, il problema qual era? Altro sogno. Sono sotto la doccia. Una mia amica dell'epoca, si avvicina e mi vuole lavare. Per lavarmi mi tocca nelle parti intime. Viene e mi racconta questo sogno, dice: ma io, la chiamo Francesca, io di Francesca mi ero scordato completamente, chissà che fine avrà fatto. Ma chissà, questo sogno, dico, scusi, ma proviamo a riflettere un po', che scena è questa? È molto probabile che questa cosa sia accaduta. Pian piano, con grande fatica, si è ricordata, il gancio è stato il sogno, l'immagine comparsa nel sogno, no? Quindi immaginari sono fondamentali. E si è ricordata del fatto che la sua amica, questa amica, l'aveva realmente toccata nelle parti intime, lei aveva provato una vergogna pazzesca di questa cosa e l'aveva chiuso, messo da parte. Allora, questi sono due modi forse un po' molto diretti, un po' semplici per spiegare determinati fenomeni, però sono esplicativi nel senso che vi danno la misura del potere del ricordo. Un ricordo rimosso ha il potere di condizionare il nostro comportamento senza che noi ce ne accorgiamo. Sviluppiamo i sintomi, per esempio. Quindi, la narrazione, interrotta dalla paura, dalla vergogna, dal dolore, viene ripristinata attraverso l'analisi del sogno. Vedete come poi viene utilizzata concretamente questo spazio della memoria. E così per tutti i ricordi della nostra vita, soprattutto i ricordi che vanno dai 2-3 anni fino al momento in cui noi cominciamo a capire bene chi siamo noi rispetto agli altri. D'accordo? Poi c'è un'altra domanda. C'è un'altra domanda? No, perché sennò poi prendo la platea. No, la platea vuol dire, si può ribellare, digli zitto, taci. No. Se ci sono altre domande, ovviamente sono a posto. Sì. Con la tecnica dell'ipnosi. Sì. Mi ricordi che affiorano durante
importante, sì. Cioè, la natazione dei ricordi. Sì. I ricordi sono veri, cioè, o sono sempre falsati dalla natazione? Allora, premessa, non pratico l'ipnosi, premessa, però ho studiato, se no non mi promuovevano, quindi so più o meno di che si tratta. Con l'ipnosi cosa si fa? Si blocca per un po' quel tappo di sofferenza che impedisce al ricordo di affiorare, d'accordo? Io lo blocco e allora il ricordo riattiva. Poi c'è l'abilità del terapeuta che deve connettere l'informazione che è riaffiorata. In realtà il meccanismo avviene anche lì, ma sicuramente una parte delle tracce che vengono ripescate fanno parte del vissuto della persona, sicuramente. Diciamo che è un metodo, io personalmente, ripeto, non lo utilizzo, ma è un metodo che può far riaffiorare situazioni che sono state rimosse. Da questo punto di vista sì. Ma ci sono anche i falsi ricordi. Ci sono i falsi ricordi. Allora, i falsi ricordi si collegano a quella frase che vi ho detto prima. Illud tempus, ciò che accadde allora, hic et nunc, qui ed ora, come oggi, come io vorrei che fossero andate le cose. Quindi io sostituisco questa parte del desiderio a quella che è la storia concreta di come sono andate le cose. Questo è, diciamo, più o meno il meccanismo. Ma quindi il ricordo non è mai uguale, non è mai oggettivo, non è mai reale, perché tu lo interpreti per un tuo desiderio? Cioè, sì, ma anche no. Perché anche no? Perché è vero per me, è soggettivo. Ciò che è vero per me può non essere vero in assoluto. Per cui io devo fare tutto un discorso con voi per metterci d'accordo, per dire che quello che io dico è vero, ma è vero per me. Eh sì, ma è così. Così che... Ma è per questo che criminologia non ha accusato di un delitto, non può essere usato il sistema dell'ipnosi, per questo motivo. Sì. Perché tu dici io... Sostanzialmente sì. Io voglio sapere se quella persona ha ucciso quell'altra persona. Sì. E voglio... Allora, una forma di le rispondo con un esempio che ho utilizzato negli ultimi 18 anni moltissime volte, però mi piace rispondere. La Franzoni. Io so che lei stava pensando a quello. Allora, ma non so, non perché faccio il mago, ma perché noi non riusciamo a spiegarci come questa donna abbia commesso, io lo prendo per la sequenza per quella che storicamente è stata accertata, giuridicamente anzi è stata accertata. Non è possibile che una persona non ricorda di aver dato una craccata sul cranio del proprio figlio, no? Seguitemi. Io ho un grosso problema di adattamento, sono andato a vivere con mio marito in un luogo che mi è ostile, che non mi piace, questo l'avevo dichiarato molto. Ho delle difficoltà personali mie, mi nasce un figlio, ce n'ho già uno, mi nasce un figlio che ha, questo è stato accertato medico-legale, un problema di iperproduzione, cioè sapete per esempio i bambini che hanno una sorta di valvola di sicurezza sulla testa perché producono liquido, prende questa cosa della sua vita come una maledizione, non come soltanto un problema fisico, prende una maledizione. A fianco alla sua villa abitava, dico suo cognome, me lo ricordo perché, una certa Satragni, che era una sua psichiatra, non so che si prendeva cura della signora. Non so e non sappiamo fino a che punto abbia indotto la persona a pensare in questo modo. Io sono una madre, io non posso aver ucciso mio figlio. Perché una madre? Fai l'inferenza logica. Perché una madre non può uccidere un figlio.
Purtroppo non è vero questo. Le madri uccidono i figli nei casi più gravi di patologia come questa, concretisticamente, ma le madri uccidono i figli tutte le volte che non li partoriscono, tutte le volte che non consentono loro di andare per la propria strada. Li uccidono, uccidono le possibilità, uccidono il futuro di figli. Quindi non è vero che le madri non uccidono per definizione. Chiaro. Questo è un primo. Sulla base di questa rappresentazione, di questa narrazione, lei si era talmente convinta che questo non fosse possibile che ha negato fino all'ultimo, ha sempre negato, e tuttora che è uscita dal carcere, non lo sapevo. Anzi, pare che qualche settimana fa è tornata a vedere la villetta a Cogne, è stata vista lì da quelle parti. La malignità dei criminologi è quella di dire: beh, ma ogni assassino torna sul luogo del delitto, ma è una malignità da criminologi. No. Una visione un pochino più approfondita ci fa pensare che in realtà è andata a rivedere qualcosa, cioè ecco, a riprogrammare la sua narrazione, detta un termine più moderno. Lei non ha mai accettato, si è costruita una narrazione e quella era. Certo. Quello che dicevo io, se fosse stata ipnotizzata, che veniva fuori? E che veniva fuori? Non credo che sia stato. L'avrebbe detto lei sotto ipnosi? Guardi, sinceramente non ne so rispondere, l'avrebbe detto, non l'avrebbe detto, non lo possiamo dire, no, non lo possiamo dire perché non è stata, che io sappia, non è stata ipotizzata, ma anche perché due sono strumenti giuridici che vengono, strumenti che vengono utilizzati in psicologia giuridica. Uno è il test del Rorschach, che è stato accettato ma non viene utilizzato, e l'altro è quello scientifico, il test del DNA. Per il resto sono tutte costruzioni di narrazioni. Per esempio, se io volessi fare il criminologo così d'accatto alla signora mentre dicevo determinate cose, è caduto il quaderno. Chi è che vorrebbe uccidere stasera? Ai danni. Allora vedo che forse è il caso che io prenda commiato da voi e vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto. Se ci sono altre domande, io sono a vostra disposizione. Grazie. Sì, ma non c'è problema. Approfitto. Che ore sono? Allora, faccio un parallelo per fare una specie di similitudine. Sì. Settore informatico, anche telefonia, eccetera. Sì. Italiano, parliamo di computer, dove scrivo in italiano, la lettera che va nella memoria finale del computer viene tradotta 2-3 volte e viene tradotta nella memoria del computer nello stesso modo in cui la lettera, un'altra lettera cinese, sì, cinese subisce dei passaggi alla fine delle due stringhe di numeri, perché sono numeri 0 e 1, coincidono. Sì. Ok. Quando poi io devo leggere dalla memoria, viene fatto il procedimento inverso. Sì. Nella nostra memoria di umani, sì, succede la cosa del genere? Sì, sì, c'è una cosa del genere. Solo che nel viaggio di andata e nel viaggio di ritorno, il cane va a sdraiarsi dove gli pare. Cioè l'informazione viene modificata. Questo è il punto, ma questo è stato veramente studiato accuratamente, cioè non abbiamo mai un'informazione netta, precisa, recuperata da una memoria, riportata nel sistema e recuperata nuovamente. Cioè quando noi più volte abbiamo accesso al dato, questo dato viene modificato. Questo è un problema grossissimo proprio per la criminologia, l'interrogatorio, a questo come meccanismo proprio di funzionamento del sistema, al di là del fatto che io posso inventarmi storie, il famoso alibi, che cos'è l'alibi?
è una narrazione che mi consente di essere fuori dal luogo del delitto e pertanto non posso averlo commesso io. Il mio alibi dice che io alle 19.30 ero a Pane Cuocolo e il delitto è avvenuto a Cuocolo Pane e non ero là. Quindi per inferenza, non posso essere stato io. L'abilità dell'investigatore qual è? Quella di andare a recuperare tutte le micro informazioni su come io posso aver, come dire, superato il limite dello spazio-tempo. Cioè, io invece ero lì, ma ho costruito una narrazione tale, per esempio mi sono fatto parlare da amici, da una compagna, da qualcuno, è chiaro? Tu devi dire che io stavo a letto con te l'altra notte. Cioè, ma poi tutto mi occupare, dici così. E allora nel momento in cui la persona interrogata dice sì sì, era a letto con me, non, quindi non era sul luogo del delitto. Ma questa è una narrazione costruita, architettata proprio per, quindi è un improprio in questo caso. Invece quello di cui ho cercato di raccontarvi qualcosa stasera è proprio il funzionamento di un sistema nostro, il sistema appunto della memoria, che ha delle sue procedure e anche che mettono in crisi le nostre sicurezze, se le smascheriamo ovviamente. Ci sono persone convintissime che quello che pensano e dicono quello è, ecco. Vocabolario le chiama in un'altra maniera, sono testardi quelli, non sono, ma comunque. Quasi tutti noi lo facciamo. Io mi ero venuto alla memoria, in realtà vorrei parlare della macchina della verità. Sì. Sì. Tutti questi documentari parlano molto della macchina della verità. Sapete che con questa macchina conferma la narrazione dei fatti, che conferma la veracità o la falsità della narrazione, ma come lo spiega lei? Perché dice si è basa. O non è smascara? Guarda, la macchina della verità si basa su uno strumento che registra ogni minima reazione emotiva che noi abbiamo a seguito di un'informazione. Allora, se mi chiedono dove eri ieri sera alle 19.30, io ero a casa mia, stavo preparando la cena, tranquillo. Ma se io sto nascondendo qualcosa o sto negando qualcosa, ho una reazione impercettibile che a occhio nudo uno non la vedrebbe. Questa macchina la registra. L'idea della macchina della verità è che tutte le alterazioni a seguito di domande che vengono fatte a una persona rappresentano delle deviazioni delle informazioni. Quindi possono nascondere una menzogna. Questa è la macchina della verità. Poi in America viene usata anche la scopolamina, che è una sostanza che è più o meno sul piano chimico fa quello che farebbe un'ipnosi, perché abbassa completamente le difese dell'io, per cui le informazioni che stanno belle nascoste e messe da parte vengono fuori. Ecco, per esempio, i due sistemi che si usano qui da noi non sono consentiti, nella macchina della verità e nella scopolamina, assolutamente non consentiti per l'ordinamento nostro. D'accordo, prego. Buonasera. Qual è lo strumento che utilizza lo psicoterapeuta davanti alla narrazione del paziente per riuscire a capire minimamente se la narrazione è veramente autentica, cioè se il suo vissuto e la sua autobiografia corrispondono, oppure il paziente mente spudoratamente? Esistono delle tecniche o l'osservazione? So che molti dei vostri compagni stasera soffriranno per quello che io sto per dirvi. La tecnica per smascherare le bugie. Allora, quando io sto interrogando una persona e questa persona è bravissima a difendersi e a svicolare le risposte, oppure non ce la fa, non ci riesce, bisogna fargli raccontare la storia più volte.
E se, scusa, ma prima hai detto che eri passata per l'ascella e hai fatto la benzina. E l'altro deve fare questa manovra dentro di sé. No, io non sono andato a mettere la benzina, perché io in quel momento ero a casa con Jenny, va bene, nei film americani. Che cosa succede? Che cosa succede? Che per un attimo io devo costruire una nuova narrazione. Allora, lo psicoterapeuta, quando viene un paziente e lo avverti che lo sta dicendo un sacco di bugie, gli sta semplicemente fermo. E nelle sedute, pian piano, ci scusi, io poi mi sono dimenticato, l'altra volta lei mi ha raccontato sta storia, me la può raccontare di nuovo? Dolcemente. Tutto un altro film, tutta un'altra storia. Poi fate passare un po' di tempo ancora, suggerimento proprio tecnico, e fate di nuovo gli scemi per sapere, e arriverà una terza narrazione. A fronte di queste tre narrazioni, io posso fare la tara e vedere, naturalmente devo stare attentissimo a quello e l'altro. Quello che mi dice è metterlo insieme o togliere le parti o aggiungere le parti e vedere quello che rimane. Quando sono arrivato alla consapevolezza di quello che rimane, nella seduta successiva, io ho l'impressione che le cose siano andate così. E gli metto insieme le informazioni, faccio come si chiama il minimo comune multiplo, no? Delle informazioni, e le restituisco. Succedono le cose meravigliose. Ma lei fa il mago, ma lei non era lì. Succedono cose di questo qua. E io non faccio il mago. Semplicemente ho messo insieme quello che lei mi ha detto. Questa è una tecnica. Ma se aumenteranno i divorzi in zona non è colpa mia, perché voi fate fare la narrazione ai vostri mariti, visto che siete prevalenza donna, succede un finimondo. Se non volete soffrire, non cercate mai la verità. No, perché poi si apre tutto un altro discorso sulle relazioni. Sì, abbiamo finito? Bravissimo. Riesce a sopportare, benissimo. Perché se è arrivato a raccontare menzogne a se stesso per 30, 40 anni, vuol dire che la verità non riesce a guardarla in faccia. Sono d'accordissimo con quello che dice Virginia. D'accordissimo. Bene, grazie ancora, buona serata.